Vogliamo ora risolvere il seguente problema. Vogliamo dimostrare che due numeri positivi, aventi somma costante, hanno prodotto massimo quando sono uguali. Per svolgere questo problema, cominciamo a indicare i due numeri in questione, uno con x e l'altro con y. Essendo evidentemente positivi, si tratta di richiedere appunto questo. Dato che hanno somma costante, noi possiamo subito dire che x più y deve essere un valore costante che indichiamo con k. Evidentemente x e y sono le variabili e k è costante, ma in realtà y da questa relazione si capisce che dipende da x, pertanto y è uguale a k meno x. Pertanto sapendo x conosceremo anche y. A questo punto, visto che vogliamo che il prodotto sia massimo, andiamo a calcolare appunto il prodotto. Evidentemente il prodotto è x per y, cioè si ottiene facendo x moltiplicando k meno x. E quindi, eseguendo questa moltiplicazione, otteniamo meno x quadro più k moltiplicato x. Abbiamo individuato così la nostra funzione che vogliamo massimizzare, cioè la nostra funzione è la funzione f di x uguale a meno x quadro più k per x. Per massimizzarla, evidentemente, dobbiamo fare la derivata prima, quindi f' di x sarà uguale a meno 2x più k, e lo dobbiamo imporre maggiore o uguale di 0. Da cui, risolvendo, otteniamo meno 2x maggiore o uguale di meno k, cambiando tutti i segni otteniamo 2x, e chiaramente cambiamo anche il verso dell'esequazione, e quindi finalmente x minore o uguale di k mezzi. Quindi questo è 0, k mezzi, qui dice x minore o uguale di k mezzi, dunque vuol dire questa è la nostra analisi della derivata prima, cioè la derivata prima è positiva tra 0 e k mezzi e dopo è negativa. Appunto k mezzi diventa proprio 0. Cosa significa dal punto di vista della nostra funzione? Significa che il punto x uguale k mezzi è il punto in cui la nostra funzione diventa massima, cioè il prodotto è massimo. Quindi quando x uguale a k mezzi, il prodotto è massimo. E andiamo a vedere quando x uguale a k mezzi chi è y. Evidentemente y si ricava dalla formula che avevamo prima scritto, y uguale k meno x, quindi sostituendo otteniamo che y sarà uguale a k meno k mezzi, cioè k mezzi. Pertanto abbiamo scoperto che quando la somma è costante di due numeri positivi, il prodotto è massimo quando i due numeri sono proprio uguali e valgono uno k mezzi e l'altro k mezzi. E l'esercizio è finito.